3 trasferte, 2 vittorie e un pareggio. Il Torino si sta rivelando decisamente quest'anno una squadra corsara. I Granata, guidati in campo da Vincenzino Scifo, che domenica dopo domenica accumula rivincite su un passato nemmeno tanto remoto, hanno chiuso bene in difesa, costruito una notevole mole di gioco a centrocampo, finalizzando forse meno di quanto avrebbero potuto. La rete l'hanno ottenuta, anche se su una palla inattiva, ma in inferiorità numerica per l'espulsione di Fusi e con la complicità di una difesa sarda costituita nell'occasione da belle statuine. Ma la gioia per la vittoria è in parte offuscata dal caso Martin Vázquez. Il giocatore spagnolo in panchina per scelta di Mondonico non ha gradito la decisione dell'allenatore, sfogandosi al termine dell'incontro. Quello che mi risulta un po' triste è che non credo che nel mio caso debba sempre star passando ogni domenica un esame. Io lavorare voglio lavorare, come sempre ho detto, e continuare qua nel Torino mi trovo bene. Se non gioco, logicamente, bisogna vedere altre soluzioni. Ed ecco il parere del tecnico. È chiaro che io, come sempre, mando in campo 11 giocatori del Torino che ritengo in questo momento in situazioni fisiche migliori di altri. Veniamo alla partita. Giacomini ha inserito Pistella al posto dello squalificato Fonseca, mandando in campo Napoli per fronteggiare il temuto Policano. Tra i Granata, Casagrande annunciato nella ripresa per una staffetta con Lentini, è in campo dal primo minuto. Il primo tempo è di marca Granata, anche se paradossalmente l'occasione più ghiotta è per il Cagliari, ma Francescoli, dimenticando di essere un fuoriclasse, sbaglia come il più scarso dei blocchi. Qualcosa accade certamente nell'intervallo, negli spogliatoi dei padroni di casa, che mostrano nella ripresa una maggior determinazione. Il Cagliari riesce anche a segnare con Gaudenzi e l'aiuto di un incerto Marchegiani, ma secondo Felicani il giocatore rossoblù ha commesso fallo su Mussi. Ancora Gaudenzi, in giornata di grazia, viene falciato mentre sta andando in porta e Fusi raggiunge gli spogliatoi con mezz'ora d'anticipo. Torino in 10 e Cagliari all'offensiva, ma la retroguardia rossoblù ogni tanto soffre di amnesie sulle giocate da fermo e per Scifo è un gioco battere Jelpo. La reazione del Cagliari è sterile e affannosa. La squadra vede profilarsi la quarta sconfitta consecutiva e tenta invano di raddrizzare la partita. A tempo scaduto viene espulso anche Filicano per doppia ammonizione e il dopo partita ci riserva, oltre allo sfogo di Martin Vázquez, un Giacomini più rabbuiato del solito. Ma io ritengo che onestamente chi ha visto la gara, al di là dei nostri demeriti, dei nostri limiti, deve parlare anche un po' di sfortuna. Io non mi aggrappo a questo assolutamente, ma dico che nel complesso, siccome è un gioco, l'imponderabile è la sua parte.